posto si era rossato l'asfalto. E allora ho cominciato a accompagnare. Piacevole incontrarsi in una sede così allettante. Io mi chiamo Diana Di Girolamo, per chi non mi conosce, sono storica dell'arte. Ho conosciuto Luigi Grossi per una piccola mostra, perché Luigi Grossi è un artista, è l'artista ben noto dei colori del nulla, i volumi del nulla, ha sperimentato tanti materiali, diciamo che ha una poliedra di attività da svariati decenni nell'arte contemporanea. Per noi storici dell'arte è semplice parlare di arte e tecnica e adesso addirittura di tecnologia, in questo caso di tecnologia digitale. L'arte tecnica risale la tecnica è stata sempre alla base dell'arte, non c'è arte che non ci sia tecnica, però la tecnica, anche se supportata da uno strumento, quale può essere un telefonino, quindi che tutti uno smartphone che tutti noi possediamo, può diventare, se c'è una ricerca, se c'è un pensiero di fondo, può diventare arte. Quindi è vero che non basta soltanto lo strumento affinché un'opera diventi un'opera d'arte, ma questo anche per col marmo, cioè non basta un marmo per fare un'opera di Michelangelo, come non basta un collage per farne un'opera di Picasso. Questa è stata una piccola mostra, soprattutto mi aveva colpito diciamo, il suo pensiero di fondo, che anche facendo un selfie, quello che oggi tutti noi, no? Tutti noi ci sentiamo fotografi, c'è stata una mostra a Losanna nel 2009 che diceva proprio tutti sono fotografi, invece non è così, la fotografia è un linguaggio artistico importante, è un'interpretazione del dato sensibile e anzi diciamo che a volte i fotografi sono i migliori storici dell'arte, perché attraverso lo scatto di un fotografo professionista e artista noi riusciamo a cogliere dei frammenti, dei dettagli che non saremmo capaci noi storici solamente di guardarlo come sono capaci i fotografi professionisti. E quindi per me è stata un'esperienza molto piacevole conoscere questa personalità così interessante e soprattutto erano esposte non in questo modo, che devo dire non si vede bene neanche la fotografia, ma erano un'unica cornice, erano due grandi cornici che testimoniavano proprio il percorso visivo, come fotografare anche una gamba, perché alla fine è la gamba, quindi si fotografa il tessuto della gamba, che crea queste immagini astratte, enigmatiche, forse anche inquietanti e anche banali, perché se la si vede singolarmente non penso che possa dire nulla, però se il di Grossi è stata attraverso degli scatti anche
anche banali, anche astratti, di farci riflettere sulla nostra ricerca di senso. E la sua ricerca di senso, ognuno di noi è diversa, per lui è tutta un'illusione. Forse è un po' più pessimista di me, io penso che invece alla fine bisogna, anche attraverso, anche se alla base questo mondo è illusorio, bisogna cercare inevitabilmente una ricerca di senso. Ognuno di noi si darà la risposta che crede. Penso che è sufficiente. Abbiamo voluto arredare, diciamo, con le sue opere questo bellissimo spazio. E partiamo da questa sala, praticamente lui, questa che vedete sulla destra è una rielaborazione fatta da Luigi Grossi della famosa tavola Strozzi di autore ignoto, che lui ha realizzato fotograficamente e l'ha antichizzata. Lo specchio, perché questa tavola Strozzi del 1472 richiama le sue invece opere, le sue tavole Strozzi, le sue interpretazioni di Napoli, realizzate con colori, come potete vedere da soli, molto vivi e molto forti, e in modo che, diciamo, attraverso lo specchio i visitatori possono poi diciamo, riflettere sulla tavola Strozzi e però riflettere anche sulle opere di Luigi Grossi. Luigi Grossi abbiamo volutamente chiamato questa mostra Radici, Roots in inglese, perché rispetto a tanti artisti riconoscibili da una cifra stilistica negli anni, lui cambia, sperimenta sempre continuamente. Allora, nelle sue innumerevoli mostre fatte a Palazzo Reale, al PAN, alla Biblioteca di Palazzo Reale, tante alla Santa Maria la Nova, ha sperimentato diversi linguaggi. Per esempio, nell'ultima stanza sperimenta con la fotografia la mostra Illusione, curata da Diana De Girolamo, che è qui con noi, e curata anche da Giuseppe Reale di Museo Arca della Santa Maria Nova. Per esempio, prima la dottoressa Di Girolamo ha spiegato personalmente Illusioni. Infatti ci sarà un'altra serata, andata da stabilire, poi ve lo faremo sapere, durante la quale inviteremo tutti i curatori e tutte le curatrici che per esempio hanno curato la mostra Semi, Aria e Terra del PAN, che ha presentato Aldo Masullo, e non mi ricordo chi l'ha curata, da Attilia mi pare, da Ottilia, la dottoressa da Ottilia. Quindi faremo un incontro carino con tutti i curatori, e anche speriamo che sarà con noi Aldo Masullo, che come sapete ha un'età. Poi nella prima sala parte dei semi realizzati completamente, per esempio con la Biro, quindi lui usa fotografia, colori, acrilico, le sculture che al momento non abbiamo messo perché era complicato posizionarle, la Biro, la penna Biro, insomma sperimenta con diversi media linguistici tante realtà. Perché Luigi gli piace tanto, appunto, indagare attraverso le sue opere la realtà che ci circonda. In definitiva, lui attraverso la continua sperimentazione ci restituisce sensazioni, emozioni nella vita di tutti i giorni, nella vita quotidiana. Stasera abbiamo avuto... la mostra è stata realizzata, curata da me, che sono Daniela Ricci, organizzata dal Centro Studinet, e in particolare da Linda Salemme e Ottavia Kitzman,
che sono le ideatrici di questo bellissimo centro, e anche da in collaborazione con Cupiello, marchio commerciale della Frisis Spa, del marchio prestigioso della colazione italiana, internazionale, e Stilla Dei, che è qui con noi, Mimmo, scusa non mi ricordo il cognome, Stilla Dei dei vini loro di Bacco, che potete gustare nell'altra sala. Che dire, godetevi questi beni, i dolci in particolare sono stati selezionati proprio perché per la scuola d'inglese, perché come potete vedere sono, a parte buonissimi, ci sono donuts, muffins, tutti prodotti americani. Grazie e godetevi.